con padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, abbiamo parlato di immaginazione, partendo da alcune immagini straordinarie, la piazza vuota di San Pietro, Venerdì Santo del 2020, Papa Bergoglio solo, eppure, dice padre Spadaro, quella piazza era gremita, popolata come mai era accaduto nella storia della Chiesa. Quella piazza era piena di tutte le persone che in quel momento sentivano solitudine. La pandemia è stato un momento di isolamento in cui la gente si è sentita sola, si è sentita angosciata, ha sentito la notte. Papa Francesco nella notte sotto la pioggia ha voluto vivere questo momento di isolamento in cui ha lanciato un messaggio di speranza, ma soprattutto ha fatto sentire a tutti che non sono soli. Il Papa era con loro e il Papa rappresentava la loro condizione. Ha parlato del suono delle campane mischiato all'eco delle sirene delle ambulanze, il sacro e il dolore messi insieme. Sacro e dolore messi insieme erano la colonna sonora di fatto di questo evento di solitudine, che però dava l'idea di quanto tragico fosse quel momento, ma anche di come immerso nella preghiera fosse, la preghiera del Papa, la preghiera di tutti. E come facciamo a superare questa fase? Con quale tipo di immaginazione? È l'immaginazione della fraternità. Francesco ha scritto durante questa crisi della pandemia un'enciclica, Fratelli Tutti, che è di un'importanza straordinaria perché dà una visione del mondo diversa. Il virus in fondo ci ha fatto capire che le barriere non contano, le frontiere non esistono. Il contagio arriva dappertutto, ma come arriva il contagio della pandemia, così il coraggio della speranza e il contagio della speranza. Quindi questa è la cifra, la fratellanza. Francesco ha scritto, ma ha scritto anche padre Antonio Spadaro, tanti libri, almeno tre su Papa Francesco. Ho qui con me La mia porta è sempre aperta, un testo straordinario che costituisce così la prima prova di contatto fra lei e Papa Francesco, del quale è un grande consigliere. No, non sono un grande consigliere, Papa Francesco ascolta tutti, sono una persona che ha conosciuto il Papa grazie a questa intervista e in questo senso è maturato un rapporto, ma direi che questa intervista mi ha fatto capire quanto il Papa fosse aperto alle domande. Questa è l'esperienza che mi porto dentro. In fondo è stata la prima intervista che ha dato appunto per Civiltà Cattolica ed era appassionato dalla domanda, perché in fondo le domande dei giornalisti gli fanno capire anche la temperatura, diciamo, no? La sensibilità che c'è nel mondo. E allora lui impara dalle domande, le chiede e le risposte sono sempre molto aperte, da qui anche il titolo, La mia porta è sempre aperta. Lei, grande esperto di letteratura americana e di tante tante letture, ma questa esperienza alla strada degli scrittori, lungo le tappe della strada degli scrittori, tra l'altro ne ha visitata qualcuno, a cominciare dalla Casa Museo di Racalmuto, di Sciascia, ecco, che esperienza si porta dietro? Ma mi porto dietro l'esperienza che ho già dentro in quanto siciliano, sento che questa terra è una terra di scrittori, tra Pirandello, Sciascia, Camilleri, io stesso da messinese ho un'esperienza di scrittori, poeti, ricordo Cattafi ad esempio, quindi sento che questa terra, Vannantò evidentemente, allora questa terra è una terra che genera immaginazione, che genera poesia, allora la capacità che ha la tradizione della Sicilia, fatta di culture molto diverse, di generare immaginazione è una grande risorsa. Come dice in una nostra intervista Andrea Camilleri, con la cultura si può mangiare? La cultura si può mangiare e si deve mangiare perché nutre. Allora noi speriamo che oltre al nutrimento spirituale la cultura possa essere un'occasione per poter dare sviluppo a questa terra. Certamente la strada degli scrittori è un'iniziativa che fa venire in mente molte iniziative anche molto concrete e spero si realizzino.